Stadio Rocchi di Viterbo, la viterbese senza Pavlev per squalifica, Calcagni inizialmente in panchina, soprattutto una scelta sorprendente da parte del tecnico Francesco Punzi, ma Calcagni evidentemente sul mercato. Nel Pescara 8 assenze, rientrano Giannes e Pompetti, dal primo minuto anche Zappella e Memusciai, 3-4-3 in panchina. Gherardi entrerà in corso d'opera, farà il suo debutto alla pari di Blanuta. Sorrentino tre pali, 3-4-3, Giannes in grosso, Veroli in difesa, Zappella e Rasi sulle fasce, Pompetti e Memusciai in mezzo al campo, poi Rauti, Ferrari e Dursi a comporre il tridente d'attacco. A segno i tre attaccanti del Pescara, una giornata da ricordare nel viterbese. Davanti Volpicelli, Bianchi in mano all'esordio del primo minuto e Alberico. Nel centrocampo c'è, a centrocampo c'è Megelaitis, il lituano che torna dopo la squalifica. Il primo tempo, eccole qui le immagini, la conclusione con il destro, la palla che viene bloccata dal portiere della viterbese Fumagalli, classe 82, poi il tentativo di Rauti, la sfera bloccata centralmente dal estremo difensore laziale, il gol del Pescara da Rauti a Rasi, anzi da Dursi a Rasi, Rasi il pallone in mezzo, bellissimo l'assist per Ferrari, il guizzo dell'italo argentino, undicesimo gol in questa stagione. Rimane a guardare in realtà la difesa della viterbese, ma è molto bello il pallone che è stato suggerito, forte raso terra da Rasi, e guardate il movimento di Ferrari che elude l'intervento del numero 3 Martinelli, insomma se lo dimenticano i difensori della viterbese. Ferrari che così segna il suo undicesimo gol in questa stagione, vicinissimo al record di marcature 13 della stagione 2017-2018 quando militava nella Pistoiese. Ottimo il lavoro sulla sinistra, ripetiamo, di Rasi. Poi al 32esimo c'è il raddoppio e questo è un gol capolavoro di Dursi, troppo spazio, ma guardate qui, destro a giro, nulla da fare per Fumagalli che compirà 40 anni il prossimo 23 marzo. Pensate, Dursi non segnava dal 3 ottobre. Pescara Reggiana finita 2-3, segnò il momentaneo pareggio per la squadra di Auteri. Sono passati quasi 4 mesi, insomma si sblocca Eugenio Dursi, un grandissimo gol, un gioiello, una prodezza balistica. Lo stop, si arresta, arresta il pallone, poi il destro disegna una parabola perfetta, mezza altezza, nulla da fare per Fumagalli. 0-2, 38esimo minuto, c'è la risposta della viterbese affidata al franco ivoriano a dopo classe 2000, scuola Torino, seconda stagione della viterbese. Nessun problema per Sorrentino che blocca un destro di fatto telefonato, rimpallo favorevole su lancio di Memusciai, ne approfitta Rauti che spacca la porta, un gran sinistro in diagonale, 39esimo a Viterbo, Pescara 3 Viterbese 0, e questo è il quinto sigillo in campionato per Nicola Rauti. A segno i tre attaccanti del Pescara, sicuramente un pomeriggio da ricordare, rimpallo anche fortunoso sicuramente, però sfruttato alla perfezione dall'attaccante scuola Torino classe 2000 che ha superato il record di marcature tra professionisti lo scorso anno, 4 nel Palermo. E qui la opportunità cestinata da Bianchimano, ispirato magistralmente da Volpicelli, la palla termina di un soffio al lato. 47esimo minuto, sempre il primo tempo, colpo di testa di Dursi che va vicinissimo all'incrocio dei pali alla destra della porta, difesa da Fumagalli. Siamo nel secondo tempo, attacca a testa bassa la viterbese, gran parata, gran riflesso di Sorrentino sul colpo di testa ravvicinato, credo, di Bianchimano, prelevato a titolo definitivo dal Perugia. Poi sul versante opposto il sinistro di Pompetti, in due tempi riesce comunque ad evitare il peggio Fumagalli, che poi se la prende con Blanuta, entrato in corso d'opera all'esordio in Serie C. Il gol di Volpicelli, gran sinistro dalla lunga distanza su calcio franco, forse parte un po' in ritardo Sorrentino, però insomma il sinistro è da sottolineare. Volpicelli, ottavo gol in questa stagione per il classe 92, lo scorso anno 13 nel Matelica di Colavitto, cerca di riaprire il match dunque la formazione di casa. Abbiamo rivisto ancora il sinistro di Volpicelli, Emilio Volpicelli, guardate insomma da lunga distanza, circa 25 metri, barriera formata da tre uomini, la palla
palla si insacca sotto l'incrocio, forse parte un po' in ritardo, un po' sorpreso Sorrentino, però il tiro è da sottolineare. Qui il colpo di testa di un soffio al lato di Delle Monache, entrato in corso d'opera, sfiora il suo primo gol tra i professionisti su cross di Pompetti, poi Blanuta per Clemenza, anche egli è entrato in corso d'opera, che sterza, palla indietro per Giambo, la deviazione, palla che termina di un soffio al lato, immobile al centro della porta Fumagalli, poi ancora Viterbese con questa girata di Calcagni, entrato nella ripresa, la traversa salva Sorrentino. 77esimo minuto nel corso di questa partita, il Pescara nel secondo tempo ha smesso di giocare, ha staccato la spina, agisce però in contropiede, qui c'è l'opportunità per Clemenza, la sua sterzata, il suo sinistro, forse la deviazione di Fumagalli, il pallone che colpisce il palo, dunque ad un passo dall'1-4 la formazione di Gaetano Auteri, e poi ci prova Pompetti, il sinistro centrale bloccato facilmente da Fumagalli. Rivediamo l'azione di Clemenza che sfiora la marcatura personale, colpisce il palo, forse la deviazione di Fumagalli dalla parte opposta. Ancora uno spunto di Volpicelli che è cresciuto nella ripresa, al 93esimo colpisce solo l'esterno della rete. Rivediamo ancora, ci sono state delle proteste per una caduta in area di rigore biancazzurra, poi l'esterno colpito da Volpicelli. Sta per concludersi la partita, 4 minuti di recupero, dunque finisce qui a Viterbo, Pescara batte Viterbese 3-1, il settimo risultato utile consecutivo, la decima vittoria in campionato, la quinta in trasferta, il Pescara sale al quarto posto.